Il 26 giugno la ASREM ha sottoposto tutti i nostri utenti al tampone molecolare. Dai referti sono emerse 14 positività. Gli ospiti positivi sono stati isolati dalla restante parte della comunità. Oggi, 28 giugno, anche il personale dipendente amministrativo e il personale della ditta che in appalto il servizio di ristorazione sono stati e siamo stati sottoposti a test molecolare, di cui avremo diciamo, esito domani mattina, quindi riusciremo ad avere un quadro generale della situazione. Più che sottolineare, diciamo, l'importanza di questo cluster che si è creato, sottolineerei l'importanza della campagna vaccinale. I nostri ospiti stanno benissimo grazie solo ed esclusivamente al vaccino che hanno ricevuto anti-Covid. Tutti hanno ricevuto la seconda dose per tempo. Tutto ciò, ha fatto sì che, le positività non hanno fatto emergere alcun sintomo. I nostri ospiti stanno benissimo. Abbiamo cercato in questo periodo, grazie alle aperture in seguito al decreto ministeriale dell'8 maggio, di tutelare l'aspetto psicofisico. In seguito all'ordinanza del primo cittadino di interdizione delle visite, continueremo comunque a tutelare l'aspetto psicofisico dei nostri assistiti attraverso le videochiamate e quant'altro. Ripeto, la situazione all'interno della nostra struttura è più che florida. Aspettiamo, insomma, l'esito di questi tamponi per fare un quadro generale della situazione.